ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di 5 regole per avere più visibilità sui social. Oggi quanto è importante lavorativamente essere attivi sui social, postare, fare cose, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere triste, può essere meno triste, ma è importantissimo. E oggi non è che vi voglio spiegare chissà che segreti pazzeschi, ma vi voglio dire, in base alla mia esperienza, all'esperienza che mi sono fatto, le cose secondo me più importanti. Una cosa che fa parte di una regola che vi spiegherò dopo, ma vi dico adesso e che vi dico sempre all'inizio dei video, ormai lo sapete, è quella di ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché così almeno mi supportate e, come vi dico sempre, mi fate capire un po' com'è la situazione. Il fatto di supportarmi appunto con l'iscrizione, col fatto di mettere un mi piace e commentando, lasciandomi un feedback, mi fa capire un sacco di cose, mi fa capire come lavorare. Quindi mi raccomando, se vi piacciono i miei video, le cose che faccio, eccetera, 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 iscrivetevi. Detto questo, direi che possiamo partire subito con la regola numero 1. Scegli il tuo social principale. Sembra una cavolata, ma cosa volete postare? Video, video tutorial, video recensioni, mini video, solo foto? Dovete scegliere prima un social principale su cui partire. Io ad esempio ho scelto YouTube perché volevo puntare più sulle recensioni e sui video tutorial, comunque video lunghi. Se voi decidete di fare mini video che magari durano 30 secondi, un minuto e mezzo al massimo, vi consiglierei Instagram perché è quella la piattaforma giusta per voi. Se postate ad esempio novità del momento, Instagram o Facebook anche. Anche se Facebook sta scendendo un po', ma comunque c'è sempre. Detto questo, però, comunque io sto parlando del social principale. Questo cosa significa? Che non è che gli altri social non bisogna usarli, gli altri social li useremo per altre cose. Ad esempio io su Instagram comunque sono molto attivo, seguitemi mi raccomando, trovate tutto qui sotto in descrizione, dove posto delle foto. Facebook di solito come lo uso? Facebook lo uso per rimandare ad altri social, ad esempio su Facebook metto le cose per rimandare ai miei video YouTube, quindi usarli in questo modo qua, diciamo. Regola numero 2, avere bene in mente cosa si vuole fare e quali sono gli obiettivi. L'obiettivo principale però, ragazzi, non deve essere di guadagnare. Il tutto deve partire dalla passione, deve piacervi quello che state facendo. Vi dico questo non per scoraggiarvi, ma perché se lo fate esclusivamente solo per il guadagno, vedete solo il guadagno e la roba gratis da parte dell'azienda, a parte che le aziende non danno più la roba gratis, però vabbè, dopo un po' vi stuferete perché ci vuole un po' di tempo prima di crearsi un bacino d'utenza in modo tale che le aziende ci diano la roba gratis oppure per guadagnare. Quindi se fare i video non vi fa impazzire come idea, vi stuferete perché magari ci vuole un anno e mezzo prima di riuscire a uscire un po'. Se non ci piace farlo diventa un po' difficile. Poi è ovvio che se non c'è il guadagno dopo un po' ci stufiamo in generale, anche se ci piace fare i video, se non vediamo una lira dopo 3 anni è ovvio questa cosa, però il guadagno viene poi dopo. Prima dobbiamo fare la gavetta tra virgolette e crearci una bella community. Poi in più una cosa molto importante, almeno per me che sono completamente disordinato, una cosa super importante è quella di darmi degli obiettivi anche proprio settimanali, nel senso io ogni settimana devo mettere 2 video e so che quei 2 video devono uscire per forza. Ogni settimana devo mettere 3-4 post su Instagram e so che devono uscire, è tanta roba, quindi bisogna calcolare bene il tempo che si ha a disposizione e capire bene quali sono gli obiettivi da darsi. Numero 3, mi sposto di là. Non abbiate paura. Se voi volete mettere dei video sul web, non pensate alla gente. Solitamente è questo il problema principale. Non metto video perché sennò chissà cosa dicono su di me. E chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Poi è ovvio che è importantissimo cosa dice la gente, perché quello che mi dite voi, i vostri commenti, sono importanti. Però tante volte la paura sono le critiche. Ovviamente se facciamo video non dobbiamo essere spocchiosi e far vedere quanto siamo bravi. L'umiltà è sempre la prima cosa, ma quello sia nei video sia nella vita normale. Però non fatevi problemi per come suonate, per come parlate. Ad esempio io all'inizio mi sono fatto un sacco di problemi, ovviamente per cosa? Perché nel mio vocabolario c'è una lettera mancante che non devo neanche dirvi qual è. E infatti c'è un sacco di gente che mi prende in giro, però anche chi se ne frega, perché oltre a questa gente che mi prende in giro c'è tantissima gente e molta 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 più gente che mi supporta, che siete voi appunto. Una cosa che ho imparato facendo i video e appunto avendo questo problema, ho detto ok, mi scrivo le cose da dire in modo tale che ci siano meno R possibili, così almeno si sente meno, maschero un po' la cosa. Poi ovviamente, come è possibile, la R è una lettera che c'è dappertutto, e quindi ho capito che nei video e probabilmente anche nella vita reale il modo migliore per non fare vedere un problema, diciamo tra virgolette, è quello di esasperarlo. Anziché farmi 1000 problemi per la R e cercare di metterne il meno possibile, ho incominciato a dire anche quasi apposta delle parole con la R in modo da riderci su, da farmi anche prendere in giro,
da prendermi in giro anche da soli, chi se ne frega. Così questo è diventato anche un modo per strappare un sorriso magari a chi guarda il video, e dall'altra parte è diventata una cosa caratterizzante, perché le cose caratterizzanti sono fondamentali, perché ti fanno ricordare quella persona. Una cosa può essere l'air, un'altra cosa possono essere ad esempio i miei intro. Molta gente mi scrive quando non metto gli intro all'interno dei miei video dicendomi: oh, io mi aspettavo l'intro e poi non c'era. Quindi appunto le cose caratterizzanti non devono per forza essere cose batteristiche. Pensate ad esempio ad Ado Bertonazzi, che conoscerete tutti sicuramente, e la gaffa. Questa è una cosa per lui molto 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 caratterizzante. Perché? Perché qualsiasi batterista nel momento in cui vede la gaffa pensa a lui. E sembra una cavolata, ma sono tutte cose che servono veramente tantissimo. Numero 4, fate le cose più di qualità possibile. La qualità però non significa solamente qualità video, quindi per cominciare dovete prendervi una macchina fotografica super prestante. No, potete anche farlo col vostro cellulare, ma anche qualità di contenuti, qualità nel montaggio video. E per tornare al punto prima, anche il montaggio video, per come si fa, se si fa in un modo, se si fa in un altro modo, può essere molto molto caratterizzante. Qualità nei PDF che fate, se li volete fare, qualità per quanto riguarda le copertine dei video. In generale, meno cose si danno per scontate, meglio è. Come dicevo anche nel video insieme a Bernardo Grillo, che vi lascio qui in una scheda, al giorno d'oggi bisogna essere un pochettino multitasking tra virgolette, cioè bisogna saper fare più cose rispetto al solo suonare. Bisogna sapersi registrare e sapere come fare a fare una traccia di batteria che suoni decentemente. Poi io non sono capace a fare una batteria bella. Bisogna sapere un pochettino usare un software di video editing, saper come scrivere un PDF, saper come impaginare una certa cosa, tante piccole cose che comunque ci possono aiutare tantissimo. Quinta e ultima regola: fatevi meno problemi. Raga, questo sembra la cosa che vi ho detto nel punto 3, era il punto 3? Ma è importantissimo, rompete le scatole alla gente. Cioè, con questo non voglio dire scrivete in privato alla gente dicendo guarda il mio video, perché questo non funziona. Però c'è un sacco di gente che mi manda il suo video per chiedermi cosa ne pensa e poi ad esempio non lo mette sui gruppi Facebook dei batteristi. Questa ad esempio è una cosa importante per avere visibilità. Trovate il modo per farvi vedere, trovate i titoli convincenti ai vostri video, ovviamente senza scrivere delle cavolate, perché se no non funziona. Non abbiate in generale paura di metterci la faccia, solo mettendoci la faccia si riesce a creare qualcosa. E ultima cosa, dato che ve l'ho detto a inizio video, non abbiate paura di chiedere alla gente di iscriversi, di mettere un mi piace, non fate una figuraccia a chiederlo. Questo perché lo dico sempre io? Perché tante volte la gente si dimentica. Pensate a quando guardate un video voi e magari dite questo è bravo, sempre vi iscrivete? Assolutamente no, ma non per cattiveria, ma perché magari ci dimentichiamo. Quindi lo chiedete, poi ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole. Detto questo, io direi che la posso anche finire qua, vi ho già abbastanza rotto le scatole, quindi non vi ricordo più niente perché ve l'ho già detto due volte in questo video. Io la finisco qui, veramente. Ah, fatemi però sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti. Quello ve lo posso dire, anche perché è importante, mi serve. Ciao!